Lo avete visto nelle immagini. Violente proteste di parte del mondo islamico si sono abbattute contro le sedi diplomatiche di alcuni paesi occidentali. È successo in Yemen, Sudan, Egitto, Tunisia. È successo soprattutto in Libia, dove l'ambasciatore statunitense è rimasto ucciso. Ad innescare le violenze, la realizzazione negli USA di un film considerato blasfemo dai musulmani. Il mondo islamico, reduce dalla primavera araba, torna in tensione con l'Occidente, dove si alza il livello di guardia contro il rischio terrorismo. E l'allarme cresce anche in Italia. Lo vediamo con Il Dossier, un nuovo appuntamento settimanale dell'Agenpar su temi internazionali. Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, ha presieduto questa mattina al Viminale una riunione del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica. Lo si legge in un comunicato che il Ministero dell'Interno ha diramato il 13 settembre scorso, due giorni dopo i fatti di Bengasi. Nel corso del comitato, continua la nota, è stata esaminata la situazione della sicurezza anche sotto il profilo internazionale, a seguito del grave attentato terroristico verificatosi ieri a Bengasi. Il terrorismo islamico non ha mai colpito duramente nel nostro paese, come invece ha fatto in altri paesi europei, ricordiamo gli attentati in Spagna e in Inghilterra. Ma l'Italia, con la sua posizione geografica, come una cerniera tra l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente, riveste un'importanza primaria. Luogo di transito, terra di migrazioni clandestine, e forse proprio per questo, sostengono alcuni analisti, qui il terrorismo islamico non si è mai manifestato in maniera pesante. Ma il livello di attenzione si è alzato. Il Viminale prima ha riunito il Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, poi ha potenziato l'attività di controllo sulle ambasciate e sulle sedi diplomatiche in Italia. E non sfugge che lo scorso mercoledì il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega per i servizi segreti, Gianni De Gennaro, è salito al sesto piano di Palazzo San Macuto, a Roma, per essere ascoltato dal COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. L'attenzione sale, l'attenzione anche. E si cercano nuovi strumenti di contrasto per la lotta al terrorismo, come quello di cui si sta occupando la Commissione Esteri di Montecitorio. Un accordo tra Italia e USA firmato nel 2009, ma varato solo quest'estate dal Consiglio dei Ministri, che quindi deve ancora entrare in funzione. Ne abbiamo parlato con il relatore a Montecitorio, il deputato Francesco Tempestini. Penso che diventa automatica la possibilità di interrogare gli apparati elettronici dei due rispettivi paesi in materia sia di test del DNA che per quello che riguarda, diciamo, le impronte digitali. Consentirà di fare di rapidizzare moltissimo i tempi delle indagini e dell'investigazione nei rispettivi due paesi. L'Italia, che tra l'altro si sta dotando di una banca dati nazionale del DNA, potrà quindi controllare in poco tempo la corrispondenza di impronte digitali o tracce di DNA nella banca dati americana e viceversa. Un bel passo in avanti in tempi di terrorismo internazionale. La criminalità organizzata ormai deve essere combattuta con questi strumenti innanzitutto. È un accordo che costa, ma sono soldi che debbono essere, credo, siano spesi in direzione giusta. È un accordo che costa per le casse pubbliche italiane oltre 10 milioni di euro, la maggior parte dei quali serviranno per l'adeguamento dell'hardware e per l'aggiornamento del sistema automatizzato per identificare le impronte, nome in codice AFIS, fornito dall'americana Hewlett Packard. Purtroppo, si nota nell'appendice dell'accordo, il collegamento con gli Stati Uniti non può essere effettuato sulla rete europea a testa, già funzionante per un sistema di condivisione europeo. Peccato, si sarebbe risparmiato un bel po'.